Non tutti gli italiani che lavorano a Londra e che perdono improvvisamente il lavoro e decidono di tornarsene in Italia sanno come chiedere la disoccupazione per rimpatrio. In realtà molti italiani non sanno neppure di avere questo diritto. Dopo un periodo di lavoro all'estero, in caso di licenziamento, si ha diritto a questa indennità. In questo breve video ti daremo tutte le informazioni necessarie per capire come chiedere la disoccupazione per rimpatrio, quali sono i documenti che servono e a quanto ammonta la cifra che dovresti riuscire ad ottenere. Ma prima di tutto... Sigla! Hai lavorato all'estero ed hai perso il posto di lavoro? Oppure non ti hanno rinnovato il contratto? Se hai intenzione di rientrare in Italia, puoi ricevere la disoccupazione per rimpatriati. La disoccupazione per rimpatriati altro non è che un sussidio riconosciuto dallo Stato a tutti quei lavoratori che hanno perso il proprio lavoro e che sono rimpatriati in Italia in attesa di trovare un nuovo impiego. Ma vediamo quali sono i requisiti e i documenti che servono per richiedere la disoccupazione per rimpatriati. Il principale requisito è chiaramente quello di aver svolto l'attività lavorativa all'estero e che il tuo datore di lavoro abbia versato regolarmente i contributi. Una volta perso il lavoro, si hanno fino a 180 giorni di tempo per rientrare in Italia. Appena rientrati in Italia, dopo un periodo di lavoro all'estero, si hanno 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. È possibile richiedere la domanda di disoccupazione per rimpatrio se si proviene da uno Stato dell'Unione Europea o da Stati come Islanda, Norvegia e Svizzera. Se lo stato estero non rientra tra questi appena menzionati, bisognerà anche allegare alla domanda una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'effettivo licenziamento oppure il mancato rinnovo del contratto. Sottolineiamo che se dovessi avere già percepito la disoccupazione per rimpatriati, non è nulla di cui preoccupare, perché potrei richiederla nuovamente. L'unico requisito in questo caso è di aver effettuato 12 mesi di lavoro, di cui almeno 7 in uno stato estero. Una volta verificati i requisiti, si può inviare direttamente la domanda tramite un CAF oppure un professionista abilitato, tramite un call center al numero gratuito che troverai sul nostro blog. Volendo, puoi anche accedere direttamente dal sito dell'INPS effettuando il login con le tue credenziali ed avviare quindi la procedura. Va sottolineato inoltre che per richiedere l'indennizzo non c'è nessun limite di età né nessun periodo minimo di lavoro svolto all'estero, eccetto che, come già anticipato, per chi effettua la domanda per la seconda volta. Prima di fare la domanda bisogna però accertarsi di avere tutti i requisiti che servono. Se questo video ti è piaciuto, metti un bel mi piace e iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo nel prossimo video e ciao!